Gamers! Buongiorno, mezzanotte di Wanda, siamo nuovamente qui per un nuovo ed entusiasmatissimo video play. Questa volta su Resident Evil 1. E nel frattempo che stavo sistemando il video precedente, perché io quando lo stoppo poi li sistemo in cartelle e vario, no? Lo sto sistemando e stavo ripensando al gioco e mi sono ricordato di una cosa. Siamo praticamente arrivati alla fine, perché io questo pezzo me lo sono ricordato. E sì, ragazzotti, siamo arrivati al finale di Resident Evil 1. Credo che sia questo massimo un altro video. Dopodiché è finita. E il finale in realtà me lo ricordo, perché è stato un dito in culo parecchio. E quindi ci prepariamo, perché sarà un vero e proprio dito nel sedere. Quindi direi di tenere sì questo. Sì, facciamo così, va. Mettiamoci questo. E adesso andiamo all'ultima parte di questo gioco. Purtroppo, vi dirò la verità. Purtroppo, perché in effetti non mi dispiace Resident Evil. Non mi dispiace nessuno dei primi tre Resident Evil. In realtà, allora, sarò un po' obiettivo. Il quarto mi è piaciuto abbastanza. Non quanto i primi tre, ma comunque il quarto mi è piaciuto come Resident Evil. E il problema è stato che dopo il quarto si è praticamente modificato tutto il comparto di Resident Evil. È diventato non ha niente di Resident Evil. Gli enigmi sono delle cagate allucinanti, ok? Anche nel quarto era così, ok? Non c'era niente di questo, ok? Io nei seguiti non ho mai visto niente a questo livello, tipo, oh, ehi, o su il massimo proprio era Resident Evil 1, anche se il mio preferito è il 3, per il fattore Nemesis. Ma ok, quelli poi sono dettagli, li vedremo quando giocheremo agli altri Resident Evil. E ripeto, voglio anche giocare ai vari Code Veronica, perché io non ho mai giocato i Code Veronica e ce l'ho sempre avuta qui questa cosa. Non sono mai riuscito a recuperarli e non li ho mai giocati. E per tutto praticamente la mia adolescenza ho detto, devo giocarli però poi, in qualche modo devo giocarli. E però non ho mai avuto questa sbuciata di culo. Già, non ho mai avuto questo piccolo bucetto nel trovare i vari Code Veronica. Però dato che siamo in posti futuristici e dato che ovviamente siamo dei fighi da paura, possiamo fare di tutto. Quindi Jill! Chris? Jill! Jill! Wesker's the... I know. I can't open it. Just wait, I'll be back. Okay. Okay. Mannaggia. Non c'è tipo un... No, eh? Ah. Ok. Strano, pensavo... Ok. Mi ricordavo ci fosse un'altra scena qui, però. Oh, che deficiente, è vero. È vero, scusate. Mea culpa. Meissima culpa. Quindi, prima di tutto, mi sembra che ci fosse una zona chiusa, che dovrebbe essere quella dell'ascensore, perché non aveva l'elettricità. Adesso ha l'elettricità, quindi credo che riusciremo tranquillamente a scendere per quell'ascensore. Credo. Quello che era in basso a destra e robe di questo genere. Sono un po' tardo. Ok, sono un po' tardo. Va bene, ok. Io il finale me lo ricordo, ma non mi ricordo proprio ogni scena precisa, quindi spero di non aver preso tutte le pallottole, in realtà di essermi scordato una parte in mezzo e in cui devo raccogliere oggetti. Ma non mi sembra, non credo. Quindi vediamo un po'. Vediamo che esce fuori da questo viaggio all'inferno. Mi stavo dicendo una cosa. Ah sì, ho sempre avuto qui la cosa di non aver mai potuto giocare a un Code Veronica, perché non ho sempre sentito parlare. Dovrei attivare. Sì, ok. Premere l'interruttore, sì. E succede l'elettricità, ragazzotti. Quindi ora si può usare. L'ascensore funziona. Chris!
Crash! Rebecca! I saw you in the inner garden. Okay. I finally caught up. Okay. Well, I'm glad you're okay. No more following. Just stay with me, kid. That's my plan, sir. That's... Perché il pollice in su? Perché? Perché? Va bene, ok, fa niente. Jill la recuperiamo dopo, ok? La recuperiamo dopo, no problem. Era questa la scena che mi ricordavo, infatti. Ok. Possiamo andare avanti? Tipo? No, queste scritte, dannazione, scritte. Allora, di quale prendere proiettili? Sì. E io vi ripeto, quando vi danno tutta questa roba, cioè tutta, in realtà ci hanno dato solo una scatola di proiettili. Ho una scatola di proiettili. Bene, ok. Direi che... Oh, di no, dannazione. Direi che si può andare qui così. Vediamo che cosa succede. Wesker. Wesker. So you've come. Hey, già. Chris, you make me proud. But of course you are one of my men. Thanks. Since when, Wesker? I'm afraid I don't know what you're talking about. Since when have they been slipping you a paycheck? I think you're a bit confused. I've always been with Umbrella. And Stars were umbrellas. No, rather, my little piggies. The Tyrant virus leaked, polluting this whole place. C'è un piccolo errore di traduzione, credo, ma fa niente. Lovely members of Stars. You killed them with your own dirty hands. You son of a bitch! Oh yes, dear. Just like this. Rebecca! Don't move. You. Morta Rebecca? I don't think you want to die just yet. I have something that's of some interest to you. Ok. Cosa potrebbe interessarmi in questo posto del cazzo? Sì, io lo so, ovviamente. Otto! Esperimento Tyrant! Che bello! Wow! Figata! Questo è un prototipo del Nemesis. E non hai il pene! Beh, sarei incazzato a morte anche io se non avessi il pene. Ok, ehi! Hey. Me lo potevate lasciare. Ci avrei dei dubbi a riguardo. Cioè, questa è la forma di vita perfetta con un cuore che ti batte sotto al mento. Ma you've become senile. Chris, you'll never understand. It's magnificent. No way! Ciao Wesker! Che... Oh no! Non ora, non ora! Sono in piena elucubrazione con il Tai... Oh, dannazione! Ok? Proprio adesso mi dovete chiamare? Problema! Come on, you test tube freak! Ok? E... Oh! Wait a second! Ok, ehi! Le chiamate arrivano quando me lo avevo aspettato. Comunque, siamo qui
E direi di partire anche con il botto. Ehi, brutto bastardo. Boom. Oh cazzo. Merda. Boom. Boom. No, no, no. Boom. Oh mio Dio. Appena. È andato? È schiettata? Signor? Lei è oh, pare sia... Si è andato. Bene così. Allora, dov'è il caro Wesky? Oh, ehi! Ciao, Wesky! Che modo patetico di morire. Ha qualcosa in mano. Rapporto osservazioni. Registro osservazioni dell'esemplare campione. La scoperta del virus G è 21 anni dopo la somministrazione del virus progenitore. Il parassita prototipo proveniente da un laboratorio francese venne somministrato all'esemplare campione. L'esemplare campione accolse il parassita senza apparenti segni di rifiuto. La mancanza di reazioni rappresentava un mistero irrisolto, ma ora tutto mi è chiaro. Il parassita prototipo è rimasto in incubazione per 21 anni all'interno del corpo dell'esemplare campione. Quindi il prototipo è improvvisamente passato dalla fase di incubazione a quella di mutazione. Evoluzione sarebbe forse una parola più appropriata per descrivere il fenomeno. Questa osservazione ha portato a ulteriori progressi nella mia ricerca. Grazie a maggiori modifiche e controlli sono stato in grado di derivare un metodo per la creazione del virus G, le cui prestazioni superano quelle del virus T. Si tratta di un fondamentale passo avanti e cambierà il futuro delle armi bio-organiche. Attendo con ansia di vedere la faccia di Alexia quando finalmente annuncerò gli esiti dei miei studi. Purtroppo però dovrà passare ancora qualche anno prima che le mie scoperte possano essere interamente verificate. William Brixen. Ok, Brix. Ma niente. Ma cose che capitano. Quindi, questo che è un pannello sbloccato, sì! La chiusura elettronica è stata sbloccata. Bene. Non mi sembra ci sia altro. Questo è tutto qui. Oh no, povera. Povera Rebecca. Che ovviamente non è schiattata, Rebecca! Chris. It's a good thing you were wearing your bulletproof vest. There's nothing left for us to do here. Let's get moving. Let's get moving. Okay. Bene, quindi siamo qui. Al prossimo episodio continueremo questa entusiasmantissima avventura. Mi prudo il naso. E brode! Affanculo! Potevo usarlo tipo visore, tipo quelli di Star Trek, no? Tipo, oh, ehi Data! Non ci vedo più, sono cieco! Oh no! Ok, quindi, prossimo video gameplay, ultimo episodio di Resident Evil. Quindi bro, ci vediamo al prossimo video gameplay, sempre che ho fatto Rex 91. Ciao a tutti, bro. Oh, yeah!